Il primo astronauta professionista italiano dell'ESA, cioè collegato non a un esperimento specifico, ma come mission specialist, membro a tutti gli effetti dell'equipaggio di condotta dello shuttle, è con noi però sulla Terra. Maurizio Kelly, grazie, benvenuto. Grazie a voi. Allora, una vita veramente molto intensa, possiamo dire che letteralmente ha preso quota, sì. E in un libro, Tutto in un istante, secondo me, io che l'ho letto, si può prendere esempio per le decisioni piccole e grandi che si presentano nella vita, ed è proprio frutto di queste decisioni che si arriva, come dire, ad una vita che ricomincia giorno dopo giorno. È il bello della vita, è questo. È quello di ricominciare, avere sempre un nuovo progetto, e quindi anche dal titolo, Tutto in un istante, tante persone pensano subito a primo acchito che sia l'istante in cui mi sono sollevato da terra con lo shuttle per andare nello spazio. Invece è la sequenza di istanti, perché se noi ci pensiamo abbiamo tanti progetti, alcuni a breve scadenza, altri che sono un po' più lontano. E per raggiungere questi concretizzare questi progetti, per realizzare i nostri sogni, prendiamo ogni giorno delle decisioni, facciamo delle attività, ci impegniamo, eccetera. Ma poi, se ci pensiamo bene, arriva un momento, un nanosecondo, in cui il fatto che spingiamo invio sul computer o a un crocevia della nostra vita, andiamo a destra e non a sinistra, è un istante in cui tutto si concentra e dove la nostra vita cambia. E quando ci guardiamo indietro, questi sono i punti cardinali, i cardini, che quando li colleghiamo in sequenza tracciano il viaggio della nostra vita. È veramente così. Ma tutto ha sempre un inizio e tutto comincia con un sogno. Il sogno di un bambino che vedeva, per dove si trovava la casa della propria famiglia, questi aerei volare sopra la testa, e magari correva prima a casa perché sapeva che passavano a quell'ora in cielo. Una vita col naso all'insù? È così, una vita col naso all'insù, ed è uno di quei misteri che fa anche interessante, rende anche interessante la vita. Ci ho ripensato tante volte e mi sono chiesto cosa avrei potuto fare se non avessi fatto il pilota e poi l'astronauta. E onestamente non so rispondere, ma non so neanche rispondere del perché volessi fare, cioè di quale fosse, come fosse nata questa passione a 7 anni, perché io mi ricordo solo 3 cose nella vita. Prima volevo fare il pompiere, poi volevo guidare un camion, la terza cosa che volevo fare era fare il pilota. Ovviamente le altre erano sogni di un bambino, perché è molto, diciamo, attirato dalla meccanica delle cose e delle macchine. E nessuno nella mia famiglia aveva mai volato. Mai? Mai. Ho portato in volo i miei genitori su un aeroplano di linea, sto parlando, quando avevano 84 anni. Non c'era niente che mi legasse al volo, non avevo mai preso l'aereo, eppure quando vedevo questi aerei sfrecciare sopra la mia testa mi sono detto un giorno, io devo pilotare uno di questi aerei. E da lì non ho mai più cambiato idea. Forse allora era ancora più difficile di oggi, perché negli anni, quando tu stesso hai visto in televisione lo sbarco sulla Luna, davvero era una missione impossibile, perché gli astronauti erano soltanto statunitensi o russi allora. Esattamente, sembrava una di quelle cose, sono quelle immagini che rimangono perennemente nella nostra memoria, perché mi ricordo ancora quel momento, avevo solo 10 anni, eppure non è mai passato la memoria, l'ho sempre avuto ben presente, e che in effetti poi ti rendi conto che ti condizionano in senso positivo, certo, ovviamente, il resto della tua vita. E infatti devo dire che allora sembrava quasi impossibile poter fare l'astronauta. Ma perché poi ce l'hai fatta. E poi dopo invece si è presentata. Istante dopo istante. Si è presentata l'occasione. E questa è un'altra di quelle cose che ho imparato. Molte volte la gente pensa che uno riesca a fare qualcosa perché c'è un colpo di fortuna. Io invece sono molto attaccato al significato di quel proverbio che dice che la fortuna non esiste, ma che è il matrimonio tra l'opportunità e la preparazione. A volte noi facciamo delle cose, ci dobbiamo preparare senza che sia strumentale per un qualcosa che già vediamo. Forse non lo sappiamo ancora, ma poi quando passa l'occasione dobbiamo essere pronti per prenderla.
e non possiamo rimpiangere il fatto di non aver fatto certe cose. Tra poco vorrei parlare con te, Maurizio, del primo volo, ma prima ancora di farlo vorrei puntare su questo, cioè su come l'avventura spaziale sia anzitutto un'avventura umana. Assolutamente, perché volare nello spazio dal punto di vista... volare nello spazio è un qualcosa che ha molte facce. C'è la parte scientifica, certo, ovviamente, che sono le ragioni per cui si va nello spazio, tra cui preponderante quella di imparare a vivere meglio sulla Terra, uh-huh, anche dal punto di vista scientifico, imparare quali sono le leggi, aumentare la nostra conoscenza sulle leggi che governano la vita sulla Terra, ma soprattutto dal punto di vista personale è una grande avventura umana fatta di emozioni, emozioni che prendono tutti i nostri sensi, la vista soprattutto, perché vedere il pianeta da un'altra prospettiva ti fa vedere tante cose e capire tante cose, anche se non si va poi così lontano. E questa è l'altra cosa che è sorprendente, secondo me. Non è necessario allontanarsi di migliaia di chilometri. Quando si va in orbita o con lo shuttle o con la stazione spaziale, si va a circa 400 chilometri di quota. Tanto per dare un'idea, la Luna è a 380.000 chilometri. Abbiamo visto la sonda che è passata di fianco a Plutone a 5 miliardi di chilometri. Quindi questo dà un po' il senso della prospettiva. Eppure basta così poco, perché quando si guarda giù ci si rende conto di quanto forse unico è il nostro pianeta e di quale sia in effetti, dal punto di vista invece di emozioni più interiori, di quale sia la nostra piccolezza rispetto alla grandezza dell'universo. È questo? Cioè ci si rende conto di quanto siamo piccoli rispetto al tutto? Assolutamente, perché quando si viaggia in orbita attorno alla Terra si vede la Terra non come una pallina come ce l'hanno fatta vedere gli astronauti che sono sulla Luna, ma a dimensioni di continente. Si guarda giù e si vede l'Africa o si vede l'Europa o l'America. La si riconosce? La si riconosce molto bene, però è sufficiente allontanarsi. Io faccio sempre questo paragone perché rende bene l'idea a chi ha qualche problema con le distanze. Sono 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. Sì. E bastano 3 ore di macchina, perché quando uno guarda giù vede come sta cambiando la morfologia del nostro pianeta, dovuta alle forze naturali, ma anche alle forze artificiali, l'attività economica dell'uomo. Si vedono le grandi città, si vedono i monumenti tipo le piramidi eccetera, ma non si vede più l'uomo, a occhio nudo non si vede più l'uomo, e questo è impressionante, perché è un pianeta dove si percepisce la presenza di qualcuno ma non lo si vede, e questo secondo me ci fa capire quanto noi siamo piccoli rispetto alle dimensioni enormi dell'universo. Andiamo al giorno del volo. La sveglia suona alle 2 del mattino ed è, dopo 13 mesi di preparazione per quella specifica missione, il momento di partire, in cui tutto ha inizio. Si pensa anche a chi rimane? Si pensa soprattutto a chi rimane per tante cose. Ci sono gli affetti familiari, ma soprattutto alle persone che ci hanno aiutato a essere lì, perché l'astronauta, l'equipaggio in generale, è forse la parte più visibile di un grande iceberg, quelli che in un certo senso prendono anche la gloria, ma c'è tanta gente che lavora, certo, dietro una missione spaziale, a cominciare dagli istruttori che ci hanno addestrato per tanti mesi per poter svolgere con competenza i nostri compiti, e ai tecnici che hanno messo a punto la macchina e l'hanno preparata per il nostro viaggio, agli scienziati che hanno messo a punto gli esperimenti. Certe volte ci sono persone, scienziati, che hanno lavorato tutta la loro vita per un determinato esperimento che è messo nelle nostre mani. Allora uno si ritrova, sì, forse sotto i riflettori, ma deve essere riconoscente a chi ci ha permesso di essere lì in quel momento. E quindi, secondo me, un pensiero è più che doveroso. E poi si arriva a quel momento in cui quasi 2500 tonnellate prendono quota ad una velocità di circa 25.000 chilometri orari. Eppure è successo un imprevisto. Sì, diciamo che la simulazione, questo è un qualcosa che mi sono portato dietro dalla mia esperienza di astronauta, il metodo con cui si affrontano operazioni complesse. In aeronautica e in astronautica la simulazione è la base di tutto. Si cerca di simulare qualunque cosa, perché
il fatto che uno si rende conto che è in grado pian piano di riparare e diciamo situazioni e malfunzionamenti sempre più complessi, fa prendere coscienza delle nostre capacità, delle nostre competenze. E però poi succede, e questo è molto importante, perché molti mi chiedono: ma tu hai avuto paura quando sei partito? Allora, c'è da avere paura. Questo è un concetto, secondo me, che è importante, è stato importante anche nel proseguo della mia carriera. Uno ha paura, cioè bisogna aver paura quando non si ha paura. Ma quello che c'è l'aver paura nella paura, scusate il gioco, certo, di parole, sono le reazioni istintive che uno ha alla paura, quelle che ci fanno far sì che quando uno vede un serpente, senza neanche sapere se è velenoso o non velenoso, si fa fare un balzo indietro. Quella è la cosa più grave che uno possa avere quando uno fa questo mestiere. Invece, attraverso l'addestramento, uno inizia ad apprendere a come avere delle risposte tempestive, perché le situazioni sono molto dinamiche, ad un problema ma mediate dalla nostra razionalità. Ed ecco quegli istanti di cui parlavamo, cioè quello che si apprende e che questo libro vuole dare alla vita poi di tutti i giorni, anche di chi non è astronauta. Si va in cielo, si superano i 40 km d'altezza e quell'azzurro che noi siamo abituati a vedere all'improvviso diventa tutto nero, tutto diventa buio. Nero. Totalmente nero. Questa è una cosa sorprendente, perché soprattutto chi fa il mio mestiere, il pilota, ma anche noi che viaggiamo normalmente su aeroplani commerciali, quando uno facesse una domanda a cosa associ il colore blu e cosa associ il colore scuro, cioè la risposta sembra quasi la palissiana, cioè il blu al cielo e lo scuro alla terra. Quando si vola nello spazio i colori sono assolutamente invertiti, cioè la terra è prevalentemente blu, perché il nostro pianeta è fatto per tre quarti di acqua e quindi il colore predominante è il blu, e il nero del cielo è qualcosa di sorprendente. Io un colore nero così intenso non l'avevo mai visto in vita mia, ed è quasi impressionante, perché forma un background rispetto alla luminosità della terra, che è qualcosa di fantastico. A 8 minuti e mezzo, io ho letto questo capitolo veramente immedesimandomi, nel senso che proprio è scritto con questo ritmo, passo dopo passo che cosa accade. Trascorrono 8 minuti e mezzo, sì. I suoni sono attutiti dal casco, dall'insieme, si pensa alle procedure, e poi che cosa succede? Dall'essere schiacciati violentemente, la forza di gravità, a quando poi si sente, sì. Non si sente più il peso del proprio corpo. Un'altra dimensione, ed è istantanea. Questo è un altro di quegli istanti, perché per arrivare a 25.000 km all'ora bisogna accelerare, per una gran parte, per circa un 40 secondi verso il termine del volo, noi siamo soggetti a circa 3 volte la forza di gravità. Ma poi istantaneamente, quando si spengono i motori, uno è in orbita e si trova in assenza di peso e quindi può galleggiare col proprio corpo. Molti mi chiedono come potresti descrivere il volare in orbita. Io lo dico, è volare al quadrato, perché si vola non solo all'interno di una macchina, della navetta, attorno alla Terra, ma si vola anche con il proprio corpo. Oggi com'è la tua vita da astronauta, da pilota astronauta ad imprenditore? Sì. Che cosa ti ha insegnato questa esperienza? Cioè volare così in alto, volare nello spazio, ti ha insegnato a vivere meglio sulla Terra? Mi ha insegnato a vedere le cose in maniera molto più relativa, nel senso che fare l'astronauta è un'esperienza fantastica, esaltante per quello che si vede. Ma mi ha insegnato che quando uno guarda la Terra bisogna vedere le cose in effetti con un'altra prospettiva. Non si può rimanere attaccati a dei ricordi. Bisogna fare delle esperienze e su quelle esperienze costruire qualcos'altro. Bisogna passare oltre. Faccio l'esempio che se uno, molti mi dicono: ma l'astronauta è facile per un astronauta guardare sempre avanti. Per un astronauta è difficile non guardare indietro. Ed è come guidare una macchina con gli occhi incollati e lo specchietto retrovisore, e prima o poi si va a sbattere. Certo. Quindi da ogni esperienza bisogna costruire su altro. Io dopo l'astronauta ho imparato tanto, un metodo da applicare. Ho fatto il pilota collaudatore sperimentatore di velivoli ad alte prestazioni e poi un giorno, seguito dalla passione, ho deciso di buttarmi in questa avventura con un mio amico, quella di costruire aeroplani. Quindi sono rimasto nel campo, ma
cercando di progredire, e adesso una piccola azienda, siamo in 7, diamo lavoro ad alcuni giovani, e questo è anche forse un modo per cercare di ridare a qualcuno qualcosa dalle lezioni che abbiamo appreso. Grazie davvero a Maurizio Kelly per essere stato con noi, perché tutto è in un istante, così ha scritto in Minerva Edizioni, dove capitolo dopo capitolo c'è quasi un debriefing per fissare quei momenti che l'hanno tanto aiutato. Grazie davvero. Vogliamo anche noi, ma di poco, forse anche di tanto, perché da Milano poi continuiamo a spostarci dall'Expo con Antonella Ventre per